scendo, 2, 3, dobbiamo arrivare a 8, 4, 5, 6, 7, ultimo, 8, stop. Useremo anche la pedane vibrante che è eccellente perché è passivo ma iperattivo e questo ci permette di avere risultati senza fatica. Tutto quello che devi fare è stare sulla pedana per almeno 10 minuti al giorno con le gambe piegate. Puoi anche stare sul tuo smartphone a guardare i social o le tue email e vedrai grandi risultati in anche solo 10 giorni. Allora, sulla pedana vibrante ero molto scettica. Inizialmente non capivo l'utilità, diciamo, ecco, finché non sono salita sopra. E effettivamente, intanto si sente. Quando tu sali sulla pedana, senti i muscoli lavorare. E io vedevo solamente il tremolio e non capivo come potesse agire sul fisico. In realtà, combinate, credo, le due cose, insomma tutte le cose che stiamo facendo, anche quello, diciamo, ha contribuito ad eliminare sicuramente la ritenzione idrica e comunque a migliorare l'aspetto della mia pelle, perché comunque è drenante, ha un'efficacia dimostrata e sono una delle testimonial di questa cosa e sono contenta perché comunque sono riuscita a portare avanti tutti i giorni questo tipo di allenamento e efficace, si sente. Ma andiamo ancora più avanti, perché oltre al movimento c'è una parte molto importante del mio percorso per tutti voi, l'integrazione. Allora, per Verdiana ho scelto Speedy Diet. Speedy Diet è un kit che abbina due prodotti molto importanti, la forscolina e la Garcinia Cambogia. Forscolina aiuta le donne che sono con una morfologia a forma di pera a avere una riduzione proprio abbastanza localizzata sulle zone gag, gambe, esternocoscia, glutei, addome e dall'altra parte la Garcinia Cambogia. La Garcinia Cambogia ci aiuta proprio con il senso di fame, controllare il tarlo del fame nervoso, ci aiuta a bruciare più grassi, ci aiuta a aumentare anche il metabolismo. Così prenderemo forscolina la mattina, Garcinia Cambogia verso pranzo e vedrai, Verdiana, che il tuo metabolismo si riattiva. Inspiro, tengo dentro e tiro dentro tutte le persone che mi vogliono bene, le persone che tifano per me. Espiro e espello tutto quello che è negativo, cioè brutto, il passato se ne va. La stanchezza se ne va e rimane solo quello che è bello. Cos'hai notato con la Garcinia Cambogia? È l'assenza di fame, dello stimolo della fame, completamente assente. Infatti prima ero al telefono con Saretta del nostro gruppo e gli dicevo che purtroppo non riesco bene a seguire i 5 pasti al giorno perché molto spesso mi dimentico proprio di mangiare, quindi la fatica al contrario, nel senso mi devo sforzare per fare quel passo in più che mi dimenticherei, insomma, che adesso faccio fatica a ricordare. Non può mancare nel percorso di Verdiana Be Good. Be Good è probabilmente la coccola più facile di tutto il percorso perché non devi fare nient'altro che vestirti. Ti vesti e ci pensa questo tessuto di attivarsi con il calore del tuo corpo per drenare, tonificare, ridurre l'adipo localizzato, tonificando la pelle, idratando la pelle. Cioè, veramente non penso che c'è un modo migliore e più facile per aiutare le mie amiche a ritrovare veramente un aspetto migliore con meno fatica. Perché ho dato un Be Good di giorno, ho dato un Be Good di notte. Ok, c'è la pigiama e c'è anche il Be Good da strada o da palestra per la giornata. Utilizzo Be Good dalle 6 alle 8 ore al giorno e li trovo molto confortevoli, non danno assolutamente, anche se è estate si possono portare tranquillamente, non danno l'effetto dell'appiccicaticcio addosso, anche se comunque il tessuto è bello resistente, non fanno caldo e
danno una sensazione di compressione, quindi di leggerezza sulle gambe, e soprattutto ho notato grandi miglioramenti anche a livello di ritenzione idrica. Quindi diciamo sono circa 20 giorni che li sto utilizzando e è un ottimo prodotto perché si nota proprio la differenza. 5, 4, 3, chiudo, 8. Siete già sorridente. And it's 8, 7, 6, 5, 4, 3, chiudo, 8, 8. Le braccia si aprono e 8, 7, 6, 5, 4, 3, chiudo e 8. E 2, 1, giù. Ancora. 2, 1, giù. Una volta. Ok, si fate le braccia. Braccia, braccia. Braccia, braccia. Su tutti i fronti ho notato un miglioramento. Ho perso quasi 4 kg. I centimetri sicuramente sì, non so bene quanti perché non li ho calcolati, ma questa gonna io non la mettevo da circa 6 anni. Quindi in questo modo ho potuto verificare l'efficacia e comunque il dimagrimento localizzato, ecco. Continuiamo. Vai, vai, vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, vai. Allora, Jill, io sto rinascendo grazie a te che mi hai dato la forza di iniziare questo percorso, perché io non mi sarei data fiducia, però grazie a te che mi hai scelta io pezzetto per pezzetto sto riconquistando la mia vita, perché altrimenti sarei rimasta esattamente dove ero, ovvero rinchiusa nelle mie paure, nei miei mostri, sul mio divano. E quindi mi hai aiutato sicuramente ad uscire, mi ha dato la spinta per iniziare il mio percorso, che è iniziato con te, con 5 minuti al giorno e poi proseguendo ogni giorno 5 minuti in più. E adesso devo dire che ho un pochino di più di fiducia nelle mie capacità. Mi stai aiutando tantissimo anche con i tuoi webinar, che per me sono una fonte di ispirazione immensa. Sto combattendo i miei mostri, non voglio piangere, Jill, però ti devo dire grazie perché non so se ce l'avrei fatta senza di te. E non voglio piangere, per favore. Questo momento siete non solo al sicuro, ma avete fatto già fino adesso un bel percorso. Siete già guerrieri. Avete già vinto l'imbarazzo e la stanchezza. E anche a volte, diciamo, il disappunto. E siamo a un bel punto. Siete già più forti. E vedete il vostro cuore. Osservate il cuore e comincia con ogni respiro a farlo espandere il cuore. Espiro e svuoto il cuore. Quando avevo circa 20 anni e presi tanto peso a seguito di una delusione amorosa, volevo assolutamente dimagrire e mi rivolsi sbagliando ad un chirurgo che però capì la mia problematica e mi rimandò comunque da uno psicologo. Uscì da quella seduta con un'altra consapevolezza, che era quella di aggiustare la parte interna di me, che c'era qualcosa che evidentemente si era rotto e era quello che poi fondamentalmente mi faceva mangiare tanto, mangiare di nascosto, e comunque compensare magari le mancanze che io avevo in questo modo qui. Quindi spero e mi auguro che nel caso questo percorso vada a buon fine e comunque il mio aspetto migliori, mi auguro di avere poi la consapevolezza di vedermi per quella che sono.